Cari amici, benvenuti qua dal Teatro Stabile e dall'Università di Torino. Concludiamo con questo incontro il ciclo degli incontri di retroscena che lo Stabile e l'Università organizzano insieme. Ci siamo alleati apposta per offrire queste opportunità di incontri, dialogo con i protagonisti che fanno gli spettacoli. E questo è un grande spettacolo col quale concludiamo in gloria, diciamo, la stagione, l'allestimento del Nome della Rosa di Umberto Eco. Sentiremo direttamente dal regista Leo Muscato e dalla compagnia quali sono stati i problemi di portare sul palcoscenico un romanzo come questo. E do subito la parola al professor Enrico Mattioda, docente di letteratura italiana, perché voi conoscete i professori di storia del teatro. Non è che il professor Mattioda non si occupi di teatro, ma è particolarmente specialista di letteratura italiana e per questo abbiamo chiesto a lui di condurre il nostro incontro e gli passo la parola per l'appunto. Grazie. Dal prossimo anno insegnerò anche letteratura teatrale comparata. Questa era l'occasione buona per annunciare. Allora, quando mi hanno chiesto di moderare questo incontro e avevo già visto appunto nel programma dello Stabile il Nome della Rosa, mi sono detto, chi fa la versione teatrale e poi l'adattamento, dovendo misurarsi con più di un ipotesto, il romanzo ma anche il film, non avrà vita tanto facile, mi sono detto. In realtà, quando poi mi sono trovato di fronte allo spettacolo, ho dovuto accorgermi che era stato fatto un gran lavoro ed era stato fatto anche molto bene. Come risulta dallo spettacolo. E però, dopo qualche informazione in più sull'adattamento, mi piacerebbe poi averla. Ecco. Io credo che, da quel che ho sentito, molti di voi abbiano già visto lo spettacolo e credo che ne abbiano ricavato una impressione piuttosto forte. Nel senso che, pur conoscendo la trama, la storia del romanzo, poi dell'adattamento cinematografico, il film che è stato tratto, eccetera, trasformare in uno spettacolo teatrale tutto quello poteva creare e un senso di déjà vu oppure una sorta di come dire di rifiuto verso la trasformazione in spettacolo. In realtà il risultato poi, grazie al lavoro del regista, degli attori, perché c'è una troupe di attori che da una parte fa pensare per composizione di genere alle troupe dei collegi gesuiti del Settecento, nel senso che è una troupe praticamente tutta maschile, ma per forza di cose un testo teatrale ambientato in un convento tra dei monaci, no? E abbiamo una presenza femminile evocativa sulla scena, per pochi momenti, ma molto, molto forte. E diciamo, però è anche una troupe di attori, di professionisti tra i migliori della scena italiana.
forse ci voleva, anzi senza forse, ci voleva anche proprio una troupe così per tenere su uno spettacolo del genere. Uno spettacolo che ha, come nel romanzo, per forza di cose una prima parte più descrittiva, che pone i problemi, quasi una lunga introduzione, e poi una seconda parte in cui gli assassini e la storia del libro e i personaggi i personaggi escono dal loro pozzo e e si espandono sulla scena. Penso, che so, ad esempio, l'esempio più chiaro è quello dei personaggi che si affannano a definire la loro idea di verità, dal loico Guglielmo de Baskerville ai due personaggi in cui Eugenio Allegri si divide in modo schizofrenico, dal mistico Bertino di Casale all'inquisitore Bernardo Gui. Tutti loro inseguono un'idea di verità e c'è invece chi in particolare Jorge de Burgos nega, insomma, dà una verità che vuole proteggere da altri sviluppi, ha una verità chiusa in sé che vuole chiudere alle novità. Ora, in tutto questo, un problema enorme da risolvere era quello della topografia del romanzo, della topografia dell'abbazia, tra la chiesa, lo scrittorium e le varie scene. È stata risolta in un modo, scenografica, secondo la scenografia tradizionale, abbastanza semplice, e poi però con una grande opera di video mapping, di uso delle tecnologie che hanno dato un notevole risultato, credo anche, costano anche quelle, ma rispetto alla costruzione proprio spaziale, hanno dato un risultato anche proprio di allargamento dello spazio e hanno permesso soluzioni che danno suggestioni dagli strumenti per misurare di Guglielmo alla scena finale dell'incendio. Quindi abbiamo appunto un bel po' di cose da mettere a fuoco, dal lavoro sul testo, al lavoro degli attori, alla scenografia e ai problemi che si sono dovuti superare, e per questo possiamo direi iniziare a coinvolgere Leo Muscato, che ci può parlare e del lavoro di adattamento del testo e del lavoro con gli attori. Volentieri. Salve. È successo che in questi giorni diverse volte arrivava nelle varie interviste che abbiamo rilasciato un po' tutti quanti la domanda, ma anche adesso lei faceva accenno anche lei, no? La soggezione nei confronti del romanzo, la soggezione nei confronti del film, e evidentemente ci viene naturalmente rispondere che sì, c'è soggezione, ma poi alla fine
noi teatranti siamo, noi raccontiamo delle storie, se non mettessimo da parte ogni volta la soggezione non potremmo mai mettere in scena Shakespeare, dovremmo dimenticarci di Amleto, dovremmo dimenticarci di Romeo e Giulietta, storie che tutti quanti conoscono, ma che ogni volta che decidiamo di mettere in scena ci poniamo quasi sempre lo stesso obiettivo, cioè quello di poter raccontare quella storia che tutti conosciamo, ma in un modo per cui la gente possa percepirla in un modo completamente diverso e quindi poterne fruire leggendo magari degli aspetti insomma, che in altre produzioni, in altre visioni magari erano state tralasciate o viste in maniera diversa. Quindi la soggezione c'è stata sicuramente, ma ad un certo punto la devi mettere da parte, perché non puoi pensare di portare una storia al pubblico avendo questa grande soggezione, perché sembra che tu ti debba mettere in concorrenza con l'opera, con la storia che vuoi raccontare, e ne esci soltanto sconfitto, perché insomma stiamo parlando di un signore che si chiama Umberto Eco, e stiamo parlando del più grande luminare che probabilmente è vissuto nel Novecento e nella prima parte di questo nuovo millennio, e con cui insomma l'unico rimpianto personale molto grande che ho è che nel momento in cui ho deciso di mettere in scena questo spettacolo avevo l'obiettivo, il sogno di incontrarlo personalmente, non ci sono riuscito. Detto questo, ci avevamo questa storia da raccontare, volevamo fortemente raccontare questa storia. E la prima cosa che ci siamo detti al primo giorno di incontro di prove è stato quello che avremmo dovuto, 5 settimane fa, esattamente in questa stanza, avremmo dovuto creare un mondo che mettesse subito lo spettatore nella condizione di rimuovere tutto ciò che sa del film, tutto ciò che sa del romanzo, per poterlo fruire in una maniera completamente diversa. Di fatto la drammaturgia che avevamo a disposizione in qualche modo ci aiutava in questo senso, perché se ci pensate è l'io narrante del romanzo, è un io narrante estremamente presente, è il vecchio Azzo che racconta, cioè in realtà che scrive, è in realtà il manoscritto di questo vecchio Azzo che a distanza di 60 anni dagli eventi che poi vengono narrati nel corso della storia non può fare a meno di raccontare che cosa è accaduto in una settimana precisa. Di questa traccia, per esempio, nel romanzo non vi è quasi nulla, c'è un mio narrante che è quasi invisibile di fatto, no? Invece nella drammaturgia con cui poi ci siamo confrontati noi, il personaggio, l'io narrante, appunto questo vecchio frate rinchiuso nel caro monastero di Melk che racconta questa storia, è un personaggio che diventa veramente un protagonista estremamente importante, perché non smette mai, lo spettatore è messo in una condizione tale che non smette mai di immaginare che tutto quello che accade poi davanti ai propri occhi è in realtà ciò che sta ricordando precisamente in quel momento, ciò che sta scrivendo in quel momento questo vecchio signore, appunto, come dice, canuto come il mondo, invecchio, canuto come il mondo, e scrive questi ricordi, appunto, che, come dicevo, hanno segnato profondamente questa sua esistenza. Perché racconta una storia estremamente cruenta, estremamente forte, racconta innanzitutto una storia di formazione, perché ha avuto la fortuna, ha avuto l'avventura di affiancarsi, di essere affiancato da suo padre, un nobile, barone. Di essere affiancato a una fra le menti più fulgide che probabilmente si potevano riconoscere a quell'epoca. C'è da dire una cosa, che nel Nome della Rosa Umberto Eco nomina tutti i personaggi che vengono nominati, sono personaggi realmente esistiti in quell'epoca, tranne appunto Azzo e il Guglielmo da Baskerville. Il luminare di cui stiamo parlando è appunto questo Guglielmo da Baskerville, che è un personaggio meraviglioso, perché siamo in pieno Medioevo, un'epoca di cui magari il professore ci racconterà qualcosa, è un periodo in cui si ha sempre la tendenza a vedere il lato più nero e il lato più scuro, no? Ma di fatto comunque è stata un'epoca anche estremamente bella, anche estremamente importante da un punto di vista prettamente storico e anche letterario, ma il personaggio con cui noi ci confrontiamo, questo Guglielmo da Baskerville, di fatto veramente a me dava l'impressione che fosse quasi un illuminista ante litteram, che è veramente un filosofo, un poeta, uno scienziato, con
un uomo che è stato anche un inquisitore, no? Veramente un uomo che ha capito che l'inquisizione non serviva fondamentalmente a niente, che ad un certo punto della sua esistenza ha preso una strada completamente nuova e si ritrova in questo vecchio monastero di si ritrova in questo monastero del nord dell'Italia con un obiettivo molto preciso. È stato chiamato lì per presiedere anche lui a un convegno, oggi lo chiameremo così, ma in realtà è uno scontro fra dei rappresentanti del Vaticano e dei rappresentanti dell'impero, che in un momento storico molto particolare in cui c'erano due papi, no? Quindi va lì per discutere insieme agli altri di questa situazione gravosa di quegli anni, di quel periodo, e in realtà si trova coinvolto in un giallo estremamente importante che vede una morte consecutiva all'altra all'interno di questo monastero. Lui che ha una sorta di ispettore quasi, no? In realtà il romanzo è costruito molto sul giallo, in realtà quello di cui si occupa per tutto il tempo della risoluzione di questo giallo, con mille avvenimenti di cui insomma non è il caso adesso parlarne qui, magari ne parlerà per qualcun altro. Come affrontare tutta questa materia da un punto di vista prettamente spaziale? L'opera inizia raccontando delle scene che già avvengono fuori l'abbazia, e poi la stragrande maggioranza del testo è all'interno dell'abbazia, ma in luoghi diversi. Quindi avevamo già un conflitto in termini di spazio, dovevamo trovare un modo di poter raccontare un mondo esterno e un mondo interno, no? Un fuori e un dentro. Il fatto è che i dentro erano tantissimi, appunto, si andava dalle diverse celle, dalle sale di tortura, alla cappella, alla chiesa, quali altri luoghi ci sono, alle cucine, alla mensa, allo scrittorium, alla biblioteca, al Finis Africa, Africa, insomma una serie di luoghi che in teatro non puoi fare a meno che evocare, non puoi ricostruire realisticamente, non puoi mettere lo spettatore nella condizione di guardare, di ritrovarsi in luoghi realistici, perché insomma in qualche modo andrebbe anche a mortificarsi la funzione teatrale stessa, no? Che è quella di mettere lo spettatore nella condizione di poter immaginare fondamentalmente. Quindi siamo andati alla ricerca, quando ho parlato con l'inizio con la scenografa e poi con la costumista, a me è stato molto chiaro il fatto che comunque dovevamo trovare un luogo dentro cui poter conservare una percezione storica molto precisa, ragione per cui i costumi realizzati da Silvia Imonino sono veramente dei costumi che, insomma, lei ha fatto una ricerca meticolosissima, mi ha fatto, per me i sai erano sai, per me le tuniche erano tuniche, benedettini, domenicani, francescani, amen, e invece lei è arrivata con una documentazione, mi ha fatto vedere che veramente in realtà c'era un modo di immaginare quei sai, quelle tuniche in maniera completamente diversa, è come se ognuno si facesse di fatto la propria, no? E quindi ha lavorato anche su dei materiali particolari, cioè vedendo le fotografie dello spettacolo, poi quando dovrete vedere lo spettacolo, se non l'avete già visto, vi renderete conto che tutto ciò che ha a che fare con la contestualizzazione storica è in qualche modo supportata dall'elemento costume. Il problema spazio invece è un problema completamente diverso. Allora con Margherita Palli, la scenografa, la cosa che gli ho chiesto è stato: guarda, dobbiamo trovare un modo per poter contenere tutto all'interno di una sorta di scatola magica, una scatola dentro cui far entrare e uscire oggetti che creano, che evocano, che metonimicamente parlando, da parte per il tutto, cioè riescono a raccontarci, a suggerirci degli ambienti senza farceli vedere poi concretamente. Ci serve la cucina, basterebbe vedere soltanto due pentole appese per poterle evocare. Ci serve una cella, basta vedere appunto due grate di una cella e un letto su cui raccontare che qualcuno prima o poi ci andrà a dormire, e dobbiamo poter trovare il modo di evocarlo. Ma poi c'era un altro problema, che poi è ciò che è diventata la cifra estetica più importante dello spettacolo. Come molto spesso accade, ci sono delle cose, c'è gente lì che non mi vede, mi alzo. Ci sono delle cose, no, che accadono anche un po' per caso, perché c'era il problema incendio ad un certo punto. Questo lo sappiamo, l'abbazia brucia, no?
e avevamo fatto dei meravigliosi bozzetti con del fuoco vero in scena, proprio per cui ci siamo tutti eccitati, anche bello che bello che bello, ma il rischio di andare a fuoco in scena era serio, per quanto insomma il fuoco è spessissimo utilizzato in teatro, io faccio molto spesso l'opera, ho utilizzato molto, molto spesso il fuoco in scena, ma questo comporta, non sto nemmeno a dirvelo, quante spese in più economicamente parlando, pompieri, insomma, sicurezze varie, ragione per cui bisognava inventare il modo di poter evocare questi incendi in un altro modo. E mi sono rivolto a quelli che sono due tra i miei collaboratori più importanti, che sono Fabio Massimo Iacone e Luca Attili, che si occupano di videoproiezioni. Ho detto, guarda, c'è questo spettacolo, magari riusciamo a trovare un modo perché questo fuoco lo si realizzi, no, attraverso le videoproiezioni. Chiaramente, una volta che hai a disposizione un mezzo come quello, abbiamo cominciato a ragionare a 365 gradi sull'utilizzo di quella macchina. E in realtà, dall'inizio alla fine dello spettacolo, quello che siamo riusciti a creare un ambiente, cioè su questa stessa struttura che dicevo, questa scatola nera fatta di scale che salgono, che scendono, di ripiani, che sul fondo si va su diversi livelli, porte a destra e a sinistra, con delle videoproiezioni in realtà mettiamo lo spettatore nella condizione di avere delle suggestioni puramente evocative, diverse per ogni ambiente in cui poi l'azione è ambientata. E abbiamo cercato in tutti i modi di non essere didascalici, per quanto oggi ero a pranzo con un mio amico diceva c'è il rischio, no, che delle proiezioni, cioè il fuoco e vedi il fuoco, c'è il rischio che lo scrittorium e tu vedi delle scritte, però è anche vero che non so come dire, il tutto è anche finalizzato a creare un racconto che aiuti in una maniera importante lo spettatore a seguire proprio i fili, gli snodi prettamente drammaturgici, e anche creando la possibilità di evocare il bello visivamente rispetto anche alle cose che vengono raccontate, dette dai vari personaggi, perché come vi dicevo prima c'è un io narrante, ma poi ci sono anche dialoghi diretti. Avevamo per esempio un conflitto molto bello, cioè se utilizzare o meno delle proiezioni in una fra le scene più anche più tragiche probabilmente del romanzo, no? Non so se vi ricordate all'inizio, c'è Azzo che fa una descrizione minuziosa di un portale con immagini veramente cruente scolpite, no? su questo portale, ma immagini fortissime, e ci chiederemo, ma vale la pena proiettare anche queste immagini o proiettare cose diverse oppure non fare niente, lasciare tutto al potere evocativo della parola stessa. Ci siamo interrogati molto con i miei compagni di lavoro su questo. Alla fine, per esempio, se ne è uscito Fabio Massimo Iacone con un'idea meravigliosa. Noi per raccontare tutti gli esterni facciamo calare giù un grande muro nero, su questo muro nero proiettiamo sempre delle nuvole molto astratte, cioè non c'hanno nulla di naturalistico, sono nuvole cupissime, marroni, grigie, celesti, cioè veramente molto strane. E su una di queste nuvole, a un certo punto, mi ha fatto vedere delle immagini che aveva girato a mare l'estate scorsa con dei gabbiani, che in realtà sembravano rapaci, in realtà. Mi ha fatto vedere queste immagini di questi gabbiani a rallentatore su queste nuvole e veramente diventava, cioè già soltanto questi gabbiani che si muovevano, che sparivano ed entravano, uscivano da queste nuvole, già quella cosa lì metteva addosso una sensazione di cupezza e di angoscia anche molto importante. E su questa cosa qui, su queste nuvole, lentamente prima una, poi l'altra, cioè comparivano delle immagini totalmente staccate da quello che sta dicendo in quel momento il personaggio, dalla descrizione che sta facendo in quel momento il vecchio Azzo, ma immagini veramente forti, immagini veramente cruente. Ne proiettiamo 4-5 a fronte delle 50 immagini che vengono raccontate, che non solo che faccio a ricordarle, delle 50 immagini che vengono evocate proprio in questo racconto. E questo è soltanto un esempio per poter dire che cosa abbiamo fatto per poter fisicamente, no, trasformare in luogo visibile ciò che nel romanzo è soltanto raccontato. Grazie. E,
prima invitavi a dire qualcosa del Medioevo, ma è proprio Medioevo, nel senso che come Jorge da Burgos naturalmente rinvia a qualcos'altro, rinvia a Jorge Luis Borges, come Guglielmo da Baskerville rimanda a Conan Doyle, eccetera. E proprio Guglielmo si riferisce sempre al suo maestro, ma poi diventa, giustamente, come facevi notare, una specie di illuminista, ed è colui che interpreta i segni, ed è colui che sta ai fatti, cioè che ha una scuola dietro fatta di ispirata al pragmatismo. Cioè è la scuola inglese che da Ruggero Bacone va a Peirce a un certo tipo di semiotica, e quando c'è la battuta contro la Sorbona, contro la scuola francese, è la battuta contro, non solo contro Sigeri di Brabante e la scuola teologica della Sorbona, ma è la battuta anche contro i semiologi francesi. Quindi abbiamo più di un piano ogni volta di riferimento, ed è stato straordinario ritrovare tutta questa ricchezza nello spettacolo. Ho qui vicino a me Guglielmo da Baskerville, che appunto si incarica nell'economia dello spettacolo di portare avanti questa tradizione, diciamo, di pragmatismo e di interpretazione dei segni. Ci vuoi dire qualcosa sul tuo personaggio, su come l'hai affrontato? Buonasera. Dunque, avete già detto moltissimo. Allora, il primo approccio è stato di grande timore reverenziale, perché appunto, come sappiamo, Il nome della rosa ha venduto 50 milioni di copie nel mondo, è probabilmente il romanzo italiano più venduto di sempre, e la responsabilità di interpretare un personaggio così famoso, così popolare, così amato, qui c'è anche un precedente, vogliamo citarlo, perché tutti me lo chiedono. Io sono in stretto rapporto con Sean Connery, ovviamente siamo molto amici, mi ha dato delle dritte che non ti ho rivelato, ovviamente ci sentiamo. No, chiamavo tutti i giorni per dire digli qualcosa, digli no, qualcosa. Vabbè, c'era anche questo problema che però, come appunto ha detto Leo, come abbiamo detto anche in alcune interviste, appunto, allora non si potrebbe più fare Amleto, perché per dire, no? Dopo che l'ha fatto Laurence Olivier non si può più fare, al cinema, no? Anche. E, vabbè, a prescindere da questo dettaglio, poi un attore o un regista si misura col testo, tutto è nel testo e è tutto lì. Noi abbiamo un testo, ci sono i personaggi parlano attraverso ciò che è nel testo, e il nostro mestiere è quello di cercare di spremere il più possibile quello che c'è nel testo per ricavare un succo originale da proporre al pubblico. Vero è che molte delle indicazioni, si dice spesso che le indicazioni per interpretare un personaggio spesso sono contenute nelle battute degli altri personaggi, in questo caso molte delle indicazioni sono contenute nel romanzo, perché nel romanzo Azzo descrive molto bene la figura di Guglielmo, e io voglio anche credere, senza citare Flaubert, che Guglielmo sia molto eco. È un semiologo, interpreta i segni, lo dice spesso, una delle ultime battute che pronuncio è proprio questa, che abbiamo voluto aggiungere, o insomma estrapolare dal testo, che è proprio una specie di epitafio, una specie, cioè io dice non ho mai dubitato della verità dei segni, Azzo, sono l'unica cosa di cui l'uomo dispone per orientarsi nel mondo. Beh, se non è veramente, sembra di sentire la voce di Eco direttamente. Quindi Guglielmo è un investigatore della realtà, in questo caso è una realtà gialla,
perché la trama è gialla, no? È quella di un giallo, c'è un omicidio, c'è un colpevole, bisogna cercare il movente, il colpevole. E quindi anche per questo la prima parte, come diceva il professore giustamente, è di impostazione, si imposta il giallo. Io credo che, mi corregga il Cacci fuori se lo ritiene necessario, credo che lo stesso Eco proprio nelle postille abbia scritto le prime 100 pagine del romanzo, io volevo che fossero faticose, chi le superava poi era, diciamo, tra virgolette degno. E in effetti è così, le prime 100 pagine del romanzo sono faticose, poi però sono la penitenza necessaria per poi arrivare, diciamo. E quindi, cioè, Guglielmo interpreta i segni che il mondo gli offre per interpretare la realtà, quindi segni, un semiologo, li interpreta razionalmente, logicamente, loicamente, li confronta, è un razionalista, come ha detto bene il professore, assolutamente un pragmatico. Voi sapete che il suo nome e la sua provenienza sono la sintesi di due omaggi che possiamo dire Eco ha fatto sia con Andoyle per Mastino de Baskerville, che è un nome immaginario, no? È ricreato, e però Guglielmo invece è un omaggio a Guglielmo da Ockham, il filosofo inglese nominalista medievale, eccetera. E quindi questi sono i riferimenti. Poi c'è tutta la storia, diciamo, ciò che si può capire della psicologia di Guglielmo. È un ex inquisitore, è un francescano, questo racconta molto già, che sia un francescano e non un domenicano, non un benedettino. È un uomo che è stato inquisitore, quindi ha avuto un passato oscuro, un passato di possiamo dire di estremismo religioso, e però si è distaccato da quel passato. Ci sono qua e là dei frammenti anche inediti, perché poi leggendolo si capiscono tante cose, ma interpretando le cose se ne capiscono ancora altre. Per esempio c'è una scena con Azzo, la scena in cui Azzo si dichiara innamorato della donna con cui ha fatto l'amore per la prima volta, e chiede Azzo: voi non siete mai stato innamorato? E Guglielmo non risponde non credo, risponde temo di no. Tra non credo e temo di no c'è una differenza enorme nel pensiero che sottende questa espressione. Temo di no, e poi si riprende, dice, almeno non come tu lo sei adesso. Allora l'attore bravo, quello bravo, dovrebbe riuscire in quel tempo di no a restituire il forse lo è stato di che cosa? Di un amore carnale o di un amore spirituale, eccetera. E quindi insomma, ci sono anche aspetti, diciamo, della psicologia di questo personaggio che si scoprono anche facendo le repliche, poi tante cose si scoprono più avanti nel tempo. Ed è un uomo, come diceva giustamente Leo, sì, un illuminato, certamente già un uomo del Rinascimento, certamente già un uomo proiettato per 200 anni dopo, un uomo a cui il suo maestro Bacone gli ha insegnato che ci saranno le macchine, che ci saranno veicoli che voleranno, che è già un uomo proiettato nel 200 anni dopo. E non appartiene a questo medioevo, si dice oscuro, ma non è affatto oscuro. A noi risulta oscuro probabilmente perché il cristianesimo in quegli anni, diciamo così, aveva, come dire, estromesso l'uomo e messo al centro di tutto Dio, e questo ha comportato una serie di problemi, appunto, che gli storici sanno, ci insegnano. Però è un uomo proiettato verso il futuro, verso un rinascimento, verso la ragione e verso la concezione che l'uomo è al centro del mondo, e si fa portatore di questa parola a confronti del giovane discepolo, con il quale vive un
rito di passaggio, lui stesso, un'iniziazione, insomma. Anche perché, e concludo, lo stesso Guglielmo non è un eroe vincente, è un perdente di fatto, perché la sua indagine sì va a buon fine, cioè trova il colpevole, trova il movente, cioè il libro di Aristotele, ma muoiono tutti e muore addirittura la biblioteca, come la grande biblioteca di Alessandria brucia anche la biblioteca dell'abbazia, e veramente non rimane delle cose se non il nome, anche in questo caso, no? Come recita l'ultimo verso nell'ultima pagina del romanzo, nelle ultime parole cantate dal personaggio di Arianna, non rimane nulla. E l'ultima frase che pronuncia nello spettacolo, nel nostro spettacolo, Guglielmo, è terribilmente attuale, proprio ora, proprio oggi, proprio ieri. Temi, Azzo, i profeti o chi è disposto a morire per la verità? Perché spesso, perché non me la ricordo mai comunque, perché che di solito fanno morire moltissimi con loro, spesso prima di loro, talvolta al posto loro, nel caso di Manchester ieri, ma insomma, concludo veramente questo romanzo. Non credo che Eco pensasse ormai quasi 40 anni fa che 40 anni dopo il mondo vivesse delle guerre, una guerra di religione come sta vivendo, eppure è così, e questo dimostra che Il nome della rosa è un classico ormai, e come tale è un contemporaneo, lo sarà per sempre, insomma, perché ci parla dell'oggi molto di più di quanto possa sembrare una lettura, una prima lettura, ci parla dell'ora, di ora, del momento in cui stiamo vivendo. È proprio il problema di temere chi ha la verità, chi fa morire per la verità, è anticipato proprio dagli incontri e scontri nell'abbazia, in particolare con i due personaggi interpretati da Eugenio Allegri, il mistico Bertino da Casale e l'inquisitore Bernardo Gui. Entrambi in fondo mirano a una verità diversa. Bertino non accetta la verità dei fatti, la verità dei segni di tutta terrena di Guglielmo, e poi ci sono Bernardo Gui e in fondo anche Jorge de Burgos, che hanno l'idea della verità come qualcosa che loro hanno attinto, che loro hanno riconosciuto e che non va assolutamente messa in dubbio, non va modificata. Soprattutto i due personaggi, uno dopo l'altro, forse ti hanno anche divertito. Beh, sicuramente. Buonasera a tutti, grazie. Ma sì, sicuramente dal punto di vista del lavoro dell'attore è divertente misurarsi con due personaggi così opposti, anche se poi sono un po' la stessa, insomma, sono le due facce della medaglia, no? Un po' viene in mente un po' Mefistofele, questa dimensione dei due personaggi, un po' mefistofelici entrambi. Ma sì, dal punto di vista delle ragioni teologiche, politiche, insomma, tutte quelle che sappiamo, insomma, quello che ci viene raccontato da Umberto Eco e che la storia ci narra, ci racconta, io credo che in realtà da questo punto di vista il personaggio più profondo, più forte sia il personaggio di Renato Carpentieri. Io, Jorge, appunto l'amato di Dio, come dice a un certo punto, è l'anima nera di tutta questa vicenda, è colui che è disposto a sacrificare il tempio del sapere,
per cui, ed è una cosa che anche questa è poi di un'attualità, cioè, tutte le immagini, poi adesso siamo vittime di tutte queste immagini che vediamo solo in televisione, che ci fanno anche già male, voglio dire, vedere un tempio. Siamo a Palmira. Sì, a Palmira o in qualsiasi altro posto del Medio Oriente, questi luoghi meravigliosi che questi terroristi, non so come chiamarlo, insomma, hanno distrutto per dare proprio un segnale di che cosa significhi cancellare la necessità della conoscenza, cioè questo combattimento tra, no, il bene e il male della conoscenza, non della verità, ma della conoscenza delle cose, comunque dell'indagine, di quelle domande che a un certo punto sul tema del dubbio fanno scontrare appunto Jorge e Guglielmo. L'uno dice che dubitare è perdersi, e l'altro che invece dubitare è conoscere, perché significa domandare. Ecco, allora in questo tema del conflitto della conoscenza, della necessità, della bellezza della conoscenza, sta un po' anche la modernità, credo, della proposta di Eco a distanza di 35 anni, 33 anni, da 35, quanti sono, dal 36, dall'uscita del libro, mi pare fosse l'81 la prima uscita del romanzo. Sì, non credo che, insomma, oggi è vero che a questi livelli il conflitto religioso, che poi non sappiamo bene che cosa nasconda dietro da un punto di vista degli interessi dei venditori di armi piuttosto che dei grandi potentati economici, in realtà nasconda, se pensiamo agli anni in cui Eco scriveva queste cose, pensiamo a quello che succedeva nei campi palestinesi oppure nel conflitto interno arabo-israeliano, non è che, insomma, ci facesse molta fatica ad immaginare che, come dire, l'estremismo non sarebbe mai stato in qualche modo sconfitto dalla ragione dei potenti, quelli che magari invece usano appunto la ragione. Oggi siamo di fronte a un presidente americano che ha non so quanti centinaia di miliardi di commissioni, no, con l'Arabia Saudita. Quindi adesso sappiamo perché ha vinto le elezioni, perché deve vendere armi, voglio dire, quindi, insomma, se quelle sono le esigenze, abbiamo un bel discutere delle ragioni della forza della ragione di fronte agli interessi. E quindi in questo senso i due personaggi risultano, a me devo dire che sono divertenti anche perché sono un po', come dire, non dico ridicoli, un po' paradossali, un po' fuori, cioè, sia Bernardo, no? Con questo suo estremismo, insomma, della sufficienza del sospetto per poter, e della sua autoreferenzialità, questo adesso non lo discuto dal punto di vista delle possibilità del lavoro dell'attore. Pensa a questo personaggio che è assolutamente pieno di sé, che assolutamente si mostra, che assolutamente è autocompiaciuto, che vuol far vedere che ne sa più di Guglielmo, che si mette in contrasto, che lo blandisce da un lato e poi gli ricorda subito che è lui che comanda e non l'altro, che lui non è più un inquisitore. Insomma, è un personaggio che vive anche molto dal punto di vista della descrizione che ne fa Umberto Eco, di come poi è stato scritto nel testo. È proprio molto forte come personalità, e allora ti dà molti spunti dal punto di vista teatrale. Ovviamente devo dire che per quanto lo spettacolo viva di tanti personaggi che hanno una forza individuale molto distinta, molto netta, molto potente, poi in realtà c'è un gioco di coralità, e il nostro lavoro, io vedo che il personaggio sta crescendo di giorno in giorno a mano che riesco con chiarezza a relazionarmi agli altri personaggi, in particolare a Guglielmo ovviamente, ma non solo, perché con Bernardo invece mi relaziono a molto Franco, ad Alfonso, perché li mando in galera, anche ad Arianna, seppure Al Rogo, sì, li mando al Rogo, quindi voglio, è una bella soddisfazione, insomma, che uno si possa togliere
cioè uno li manda a rogo, poi sappiamo che le fiamme sono finte e quindi sono così, cioè, per cui non è che, cioè, uno, sì, sono soddisfazioni che uno si può dire sul palcoscenico perché sa che non viene messo, come dire, alla goccia, cioè, non verrà punito per quello. Insomma, nel film oltretutto facevano subito una brutta fine il nostro Bernardo Bui, no? Se tutti ricordiamo, non appena usciva dall'abbazia con la sua carrozza, con il suo carro, disarcionava una ruota del carro, veniva infilzato da qualche parte e quindi ovviamente era subito punito e in tempo reale si consumava. Qui viene solo evocato, a un certo punto Guglielmo dice ad Azzo: non preoccuparti, magari forse un giorno Bernardo Bui farà la stessa fine di colui che, di coloro che lui, a cui lui sta facendo fare una brutta fine in questo momento, e magari questa brutta fine gliela farà fare il Papa o qualche potente che verrà dopo di lui. E quindi rimanda ad un altro tempo, e quindi io esco abbastanza indenne rispetto a tutte le sere dal camerino, sono tranquillo abbastanza. E Ubertino è un personaggio straordinario, ripeto, al di là delle ragioni storico-culturali dei personaggi realmente esistiti, che però sono realmente esistiti 700 anni fa, e quindi non è che abbiamo molti dati per poter dire ecco, Ubertino si fa così, no? Poi ognuno ci mette dentro la propria formazione culturale, le proprie conoscenze, che nel mio caso sono veramente minime, cioè non, insomma, sono culturalmente sono della Juve, per cui non vorrei offendere nessuno, ma oggi si inaugura il Philadelphia, quindi voglio dire c'è una ragione. E quindi Ubertino, devo dire che mi viene in soccorso, se da un lato mi viene in soccorso questo desiderio finalmente di fare un personaggio cattivo sul palcoscenico, che meraviglia, non ho mai fatti, e quindi mi sfogo lì, Ubertino invece mi viene in soccorso, se non altro, un transito dentro una conoscenza da un qualche cinquennio, ventennio, mi ricordo non più, ho molti amici ad Assisi, e non so perché, ma quell'area che si respira ad Assisi, dove Francesco d'Assisi è nato, e ha vissuto e ha girato in quelle strade, è un'aria che ti porti dietro se ci stai lì dentro, in quella terra lì, è una cosa strana. Poi con un amico assisano abbiamo fatto una lauda per Francesco, e viene fuori che questo, quando leggi il Cantico delle Creature, quando leggi Fioretti, vengono fuori questi che sono dei matti scatenati, sono dei pazzi scatenati, erano dei matti scatenati, facendo di tutti i colori francescani. E poi pensi alla madre di Francesco, che ha questa storia d'amore con un trovatore francese, questo spogliato, quando Marco nell'abate dice questa cosa della povertà, Gesù Cristo possedeva la tunica che portava, oppure anche quella non era sua. Se pensi al gesto di Francesco, figlio di un tessitore, di un uomo che ha i tessuti, Bernardone, Pietro Bernardone, e il gesto che fa Francesco è spogliarsi di fronte a suo padre, che è uno che fa i tessuti, e quindi si toglie il vestito di dosso, dici questa cosa della povertà è un gesto estremo, folle, no? Sempre molto provocatorio. E allora tutti questi dati, anche da un punto di vista proprio della spiritualità del personaggio, più ancora che le ragioni culturali, teologiche del personaggio, hanno ispirato, che ne so, magari nel modo di stare sulla scena, trovare una modalità, trovare un linguaggio che sia quello dell'attore che oggi incarna quel personaggio lì, ben sapendo che non puoi sapere come Ubertino nella sua vita si muovesse, se era tondo come me o secco, se era con quelli, cioè, insomma, e quindi porti dentro quello che pensi possano essere dei dati. E poi dopo chiaramente c'è il testo, sono le parole, le battute, le cose, come diceva prima, io credo fortemente al fatto che dire sulla scena quello che il testo ti chiede di dire dà già un grande supporto, cioè non dobbiamo fare molto, da inventare molto di più, dobbiamo dire bene le cose perché le storie possono essere comprese. Quando noi diciamo bene le cose sul palcoscenico facciamo già un grande lavoro, perché facciamo capire al pubblico chi siamo, i personaggi che interpretiamo, quali relazioni abbiamo. E dentro una macchina anche così complessa, articolata, ricca come quella che ha costruito Leo, le nostre relazioni di attori, la nostra chiarezza, la nostra capacità di essere comunque forti nei confronti del pubblico, quanto lo è tutto lo spettacolo per via di quelle visibilità, delle immagini, della forza della musica, insomma di tutto quello che c'è,
credo che sia proprio questo il compito che ci tocca e che credo poco per volta, replica dopo replica, stiamo credo tutti conquistando con molta soddisfazione e piacere, insomma. Più passa il tempo, più vedo che ci sorridiamo molto più. Prima eravamo un pochino più tesi, ingrugniti, ma adesso, insomma, usciamo, no? Adesso, insomma, attraverso... Ogni tanto, sì, sì, ogni tanto, sì. L'unica cosa, tanto non possiamo imprecare né bestemmiare, siamo in un convento e quindi diciamo, usciamo sempre molto, molto pigli durante finita la scena, in maniera pia tra di noi, tormentati, ma in qualche modo. Non ci azzuffiamo. Non ci azzuffiamo, non ci. Ieri sera, già ieri sera proprio alla prima, tutto bene, tutto liscio, ieri sera non è entrato un tavolo nello scrittoio. Ora, nello scrittoio dove ci sono i tavoli, non è entrato un tavolo, è un problema, capite? Ma è stato tutto risolto con grande tranquillità, ormai. Il pubblico non lo sa. Il pubblico non lo sa. E noi ce lo dimentichiamo subito, per cui siamo capaci di andare. Scusa se ti rubo il microfono per dire che abbiamo 10 minuti per parlare con tutti gli altri attori, per cui rubando un po' di latino allo stile di Umberto Eco, motus infine velocior. E quindi dobbiamo andare di gran carriera. Il dobbiamo parlare loro. No, tra l'altro bisogna fare anche un ringraziamento a una figura che era stata citata, cioè chi si occupa del trucco. Il trucco è stato veramente Bruna Calvarese, straordinariamente brava, ha creato un trucco pazzesco per ciascuno di loro. Che in alcuni casi ci viene veramente in aiuto, perché appunto, per esempio, Eugenio interpreta due personaggi, soltanto chi lo conosce veramente riesce a capire che è la stessa persona, perché al di là del fatto che lui modifica la voce, ma proprio fisicamente ha delle parrucche, delle barbe che lo rendono irriconoscibile. Il personaggio di Salvatore è irriconoscibile, Alfonso, con questa capigliatura, con queste... Ma io pregherei te, Leo, se sei d'accordo, di presentare un po', certo, anche tutti uno dei miei più grandi talenti compagnia. È quello di circondarmi di persone che, oltre ad essere straordinari attori, sono anche drammaturghi, registi e persone di cultura. Quindi qui abbiamo Marco Gobetti. Marco, ci vuoi dire qualcosa? Marco Gobetti, che interpreta anche lui due personaggi, interpreta Alinardo da Grottaferrata e poi Malachia, che è il bibliotecario che ha in qualche modo ereditato questa biblioteca da Jorge. Marco, brevemente. Ma io lascerei la parola agli altri, dico solo che sono molto contento perché è la prima volta nella mia vita che muoio ogni giorno e lo faccio addirittura senza imprecare, per cui è un'esperienza che... Un esercizio per la buona morte, come si diceva una volta, confidando che serva ad allontanarla di più. L'esorcizio, ecco, speriamo in bene e grazie. Poi qui Alfonso Postiglione, che interpreta uno tra i personaggi più amati del romanzo, e insomma sono estremamente contento di averlo in compagnia, perché anche lui è un drammaturgo, regista, che ha presentato anche recentemente uno spettacolo qui alle Fonderie Limone, ma adesso ci parla del suo Salvatore. Del mio spettacolo. Dunque, Salvatore è un altro personaggio abbastanza memorabile, ho scoperto strada facendo, cioè poco prima di iniziare le prove, che mi chiedevano tutti: ma che personaggio fai, che personaggio fai? Gli amici a cui raccontavo, parlavo di nome della rosa, ma chi fa Salvatore? Tutti me lo chiedevano, oddio mio, dove mi sto infilando? E quindi tutti quanti ho scoperto, oltre Baskerville, ricordavano molto bene questo personaggio, per cui sia per il film che per il romanzo. È un enigma, forse ancora lo stiamo ancora cercando, è un enigma questo personaggio, uno dei vari del romanzo, perché ha questa lingua strana, ne parla tutte, non ne parla nessuna, e quindi è difficile capire da dove venga, si può anche pensare quasi a volte, insomma, che non abbia una suggestione di quale personaggio che provenga quasi da un altro mondo, o sia comunque chiuso in un suo mondo. Il mondo su cui abbiamo lavorato per un po' differenziarlo, forse rispetto a quello degli altri, è il mondo un po' dell'innocenza, dell'infanzia, come se fosse un bambino chiuso nel corpo di un adulto, e rappresenta forse un po', insieme alla ragazza, l'unica briciola di purezza infilato in questa abbazia di mostri, popolata da mostri.
e rappresenta forse anche per il giovane Hudson, in questo senso, come lei rappresenta l'incontro con l'amore, forse l'ultimo incontro che fa Hudson col bambino che anche lui sta perdendo. E quindi sono due bambini che si incontrano nella scena della cucina e attorno a quella scena poi ho pensato, quindi la funzione del personaggio è un po' quella di permettere al coprotagonista insieme a Basket, forse protagonista in quanto narratore non solo dello spettacolo, di vedere forse per l'ultima volta l'ultimo bambino che vedrà nella sua vita prima di uscire da quell'abbazia, salvo da quel fuoco, finalmente adulto, pronto per altre mostruosità che poi non sappiamo perché non è stato scritto, perché il nome della Rosa 2 non sappiamo quante altre cose abbia su palazzo. Quindi questo è il pensiero che mi viene ogni volta che entro in scena. Abbiamo il mio amico Giulio Baraldi, anche lui drammaturgo, regista, che qui interpreta il personaggio di Severino. Sì, ma io invece... Buonasera. Io invece ho la fortuna di interpretare un personaggio che non se lo ricorda nessuno, per cui posso fare più o meno quello che voglio. E no, in realtà io ho pescato un po' nel mio ricordo di quando ero bambino che uscì il film, che appunto era un film, oggi lo chiameremmo un film dell'orrore, e che mi spaventò parecchio, per cui... certe notti non dormii pensando a quelle situazioni, a quelle atmosfere, a quei personaggi, per cui il mio personaggio sarà un po' così, molto, molto cupo, molto terrorizzante. Venite a vederci. E finalmente il vecchio alzo Gigi Di Berti, che è il dio narrante. In realtà io cucio in bianco, faccio dei ricamini, metto insieme le varie pezze dello spettacolo, le unisco l'una all'altra evocandole, e in questa maniera cerco di dare una forma a tutto il vestito. Ecco, è quanto. È un onore, un privilegio avere Renato Carpentieri come coordinatore. Io vorrei sentire voi, e quindi le domande... Ma per sentire noi? No, però non sono venuti per sentire te, ho capito, poi la compagnia. Allora, mi sembra che sia stato detto molto, quindi già la storia ha una sua complessità, poi parlarne diventa ancora più complessa, perché la situazione della conoscenza... per esempio viene addirittura dal serpente e la mela, quindi qual è la conoscenza? Insomma, diventa una cosa molto complessa. Per quanto mi riguarda, io posso dire che la grande difficoltà non è stata essere, come dire, estremista, integralista, ecco, meglio, e cattivo. Non ho avuto questa difficoltà. La difficoltà che ho avuto è essere cieco. Questo è stato, come dire, gran parte del lavoro. E questa cecità, appunto, lo definisce. Cioè è veramente, come dire, incasellato in regole e non solo pensa che la paura sia il fondamento della fede, ma lui stesso ha un'enorme paura che questo, come dire, questa grande costruzione cada a pezzi, no? E questo lo fa integralista. Integralista, adesso ci sono gli integralismi in Medio Oriente, però così a me mi è venuto in mente anche molti di voi che hanno più o meno, cioè il comitato centrale del PQS, no, in cui Suslov era un integralista simile, se ve lo ricordate questo personaggio. Quindi ecco, attaccando questa cosa, cioè, come dire, lui pensava al 68 e a quello che c'era stato, all'Unione Sovietica come era diventata, eccetera eccetera. Adesso
va bene anche per questo, perché appunto non è mai finita la lotta all'integralismo. Adesso vorrei passare la parola a Arianna Primavera, che è l'unica ragazza. Che ragazza, e interpreta uno tra i personaggi più anche questo tra i più amati del romanzo, perché ha un ruolo estremamente fondamentale all'interno della storia, ma ci racconta del personaggio e del suo contributo a questo spettacolo. In realtà hanno già detto molto, hanno già detto quasi tutto. Io, il mio personaggio è un sassolino che esce direttamente dall'orecchio del vecchio Azzo, dalla sua memoria. Lungo lo spettacolo lo aiuta a tessere tutti i fili per ricostruire le vicende che più l'hanno colpito. E la difficoltà è stata un po', perché abbiamo lavorato molto sulla voce, sul canto, unire le due cose, almeno per me. Perché da una parte abbiamo un personaggio felino, un po' animalesco, che appunto ha questo ruolo di aprire questo mondo dell'amore al giovane Azzo, e però essendo qualcosa che viene appunto dal ricordo, è anche un personaggio onirico e la voce va in quella direzione, quindi è stato difficile mescolare le due cose perché pensavo che dovessero essere separate. Poi quando ho capito che la voce e il corpo potevano andare insieme anche così, si è risolto più o meno tutto, credo. Però insomma, questo, sono molto felice. E lascio la parola a Chiara. È bravissima. Marco Zannoni invece è il nostro abate, il padrone di questa pazzia. La mia pazzia. Ebbene, sì, l'abate si trova in effetti al centro di grandi problemi, perché, come è stato detto prima, nell'abbazia avverrà un convegno importantissimo tra l'impero e il papato, proprio il problema dei due papi, e quindi si discuterà, per noi concepibile, la povertà, che se davvero Gesù Cristo era così povero, no? Per cui bisogna pensare a quest'uomo che si trova, l'abate intendo, che si trova al centro di un'abbazia dove avvengono, è avvenuto, c'è cioè una morte improvvisa, e dove in questa abbazia arriveranno delegazioni francescane, quindi e delegazioni della Santa Sede, i cardinali, e lui si trova con questo gravissimo problema da nascondere da una parte oppure da risolvere, come scovando un anticristo, oppure Guglielmo da Baskerville riuscirà a trovare un colpevole, magari uno che è stato così, di cui si è impossessato il maligno, ecco. Per cui c'è, è una figura nera, politica, un burocrate, e come altri personaggi, tutti gli altri personaggi di questo spettacolo, di questo racconto, anche l'abate ha un suo nome e cognome, ed è esistito realmente ed è stato davvero un uomo di grosso calibro, infatti proprio un diplomatico storicamente. Ecco questo. Daniele Marmi, che interpreta il personaggio di Bencio da Uppsala, e un'altra decina di personaggi. Fatti completamente male tutti, oltretutto. No, è vero. Bencio è diciamo, vero. L'unico personaggio diciamo, che dà lo snodo alla storia, dà una mano molto, molto forte a Guglielmo, lo indirizza su quello che poi riuscirà a capire, alla fine sarà la conclusione di tutto. Però vorrei dire una cosa sul trucco. È vero che sono tutti bellissimi, sono tutti truccatissimi, tutti sporchi, tutti imbruttiti. Quando l'ho chiesto io ho detto tu sei perfetto così. Sono lui che non è truccato. E Franco Ravera interpreta un personaggio meraviglioso, un personaggio, poveretto, è uno di quelli condannati a rogo, e interpreta il Cellario, una figura che nel corso dello spettacolo ha preso spazio sempre più importante, e noi siamo estremamente contenti di questo. Raccontaci un po' del tuo personaggio. Buonasera a tutti, ho poco da dire perché l'ho fatto e sono felice di essere in questo gruppo che è mastodontico con questa macchina scenografica
tecnologica, eccetera, eccetera, e spero che durante le repliche posso crescere ancora di più e trovare, insomma, sempre più divertimento. Grazie. Non per ultimo il personaggio del giovane Azzo, che è interpretato meravigliosamente dal giovanissimo, bravissimo Giovanni Azzardo. Ma diciamo che se domandare conoscere, Azzo ha una fame di conoscenza incredibile perché domanda tutto il tempo, quindi diciamo che quello in metà dei perché. Sì. Quindi il lavoro che devo fare io è poca cosa, nel senso che vivo quello che evoca il vecchio Azzo, vengo trainato dalle intelligenze del personaggio di Guglielmo, quindi devo fare poco, se non mantenere soltanto uno sguardo incantato di fronte a questo ambiente pieno di spettri. Quindi devo fare poco, semplicemente devo ascoltare, oddio, non è poco ascoltare. Poi se non ascolto magari poi non dico la battuta che serve in quel momento, quindi... e basta questo, niente. Beh, qui non ci sono somme da tirare, ma solo ringraziamenti da rivolgervi a Leo Buscato, al professor Mattioda, a tutta la compagnia, a tutti voi. Ma prima di salutarci lascio un ricordo personale. Non dico che potrebbe essere l'ultimo, perché io ho una certa età e sono molti anni che lavoro al Teatro Stabile, e forse questo potrebbe anche essere l'ultimo in cui assolvo a questo incarico. Mi piace ricordare qua l'emozione che mi ha dato questo spettacolo ieri sera, in cui sento riparlare dei codici provenienti dal monastero di Silos. Sapete dov'è? Sì. È in provincia di Burgos. Sì. Jorge da Burgos, Santo Domingo de Silos. Io ieri mattina ho preso il treno da Burgos per tornare a Madrid, perché ero a Burgos lunedì. No. Per una fiera vinicola. Voi non ci crederete. Ma nel testo si ricordano anche Paul di Arrosto che volano. Che sono di Santo Domingo della Calzada. Ah, quello è già Santo Domingo della Calzada. Come sapete, è una chiesa, una cattedrale magnifica, dove chi fa il cammino di Santiago trova ancora una gabbia dove ci sono le galline miracolose di quel mitico miracolo di cui si parla. Ma quello che si ritrova in questa storia e in questo spettacolo è il patrimonio dell'Europa, l'Europa in cui vivono i giovani, abbiamo vissuto noi, ma soprattutto vivranno i nostri figli. E questi frati anticipano una specie di mescolanza, questo che viene da Varagine. Sapete cos'è Varagine? E Varazze, dove andate al mare. Jacopo da Varagine, quello che ha scritto la leggenda aurea, è Jacopo Giacomo da Varazze. E quindi questo passato che ci ritorna, Burgos, dove stavo ieri, è una delle cattedrali più imponenti, grandiose, straordinarie cattedrali che si incontrano a metà del cammino di Santiago. Insomma, c'è un po' una sintesi del nostro patrimonio della ricerca, della identità di questa Europa che è passata da questi dibattiti, da queste cose. E questo è un grande spettacolo, una grande opportunità. Il Teatro Stabile di Torino è fierissimo di proporlo al pubblico, al Teatro Carignano, con una compagnia di questa levatura, e questi incontri sono delle opportunità che l'anno prossimo vogliamo riproporvi e ancora intensificare, se è possibile, in collaborazione con l'università. Lo Stabile, l'università, per il pubblico degli abbonati, dei non abbonati, degli studenti dell'università, insomma, per offrire, per fare il nostro lavoro da Teatro Stabile nel modo più degno, come servizio pubblico. Grazie a tutti.